Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio anche oggi. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video in pratica su come mi piace di più truccarmi. Sì, è vero, non mi devo truccare, però volevo solamente dirvi che voglio far vedere le palette di cui mi piace truccarmi di più a me. Anche qualche maschera, sì, stavo parlando un po' a caso, vabbè. Qualche maschera, un mascara solo ovviamente, dove vi dico qual è il mascara più bello che mi piace, ovvero uno solo, perché al momento ne sto usando uno, poi magari quando lo termino ve ne sarà un altro. Sì, è vero, vi faccio vedere sempre i soliti prodotti, ma perché raga, non ha senso avere troppi prodotti troppi prodotti assieme, quindi preferisco usare sempre i soliti prodotti. Comunque nulla ragazze, giungiamo dunque del video e al sodo appunto, e vi faccio vedere le palette che io utilizzo, anzi utilizzo ogni tanto perché non sempre li vado a utilizzare. Scusate se vedo con la fronte, ma sono strasudata, poi c'è un caldo, sta a fare un diluvio, non so di che cosa, c'è un cielo cupo e curioso, allucinante, e quindi mi tocca per forza stare con la luce della lampadina accesa, e niente, vabbè, vedete lì il computer. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere e portiamo a termine questo video. Allora, come palette ho praticamente queste qui. Oddio, mi sto toccando, sono solo questi capelli che non vogliono stare al suo posto. Allora, una è la Soap It Extra Spice, questa qui, vedete? Già, cade stra bellissima. E un attimo solo, secondo, che praticamente è questa. Questa qua la conoscete benissimo anche voi, è un po' specchiata, vabbè, vedete il riflesso, è nulla, questa è. Sì, con le mani tremolanti, ma è perché stavo facendo tante cose oggi. Questa è la palette, vedete? Cioè, non so se si può zoomare, no? Mi tocca zoomare nell'editing la palette. Bellissima. Poi, se mi riesci a aprirla. No, non mi riesci a aprirla, aspettate un secondo. Ok ragazze, dopo tanti tentativi ce l'ho fatta aprirla. Questa è la palette in questione e questi sono i suoi colori fantastici, che tra i quali io sto usando sempre questo o questo di fianco, e questo però su a fianco sto utilizzando o questo qui o questo qui. Belli, 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 bellissimi. Meno male che non ho la luce sparaflesciata, perché sennò non sarebbero veritieri questi colori. Già. E niente, allora scusate, ma mi sono dovuta spostare perché non si vedeva bene i prodotti. Comunque, allora sì, sto seduta sul letto perché così almeno si vedono bene i colori e non devo far fatica per mostrare bene i colori. Comunque, questa è la palette che è fantastica, mi piace da morire. Sì, non lo uso sempre, ma come vedete, qua c'è il solco. Anche qui c'è il solco, vedete? Non so se si possa percepire. Bello, bello, bello. Poi quest'altra palette. Anche qui, come potete ben vedere, c'è altri buchetti perché sto cominciando a utilizzarla come si deve, come Dio comanda. Ed è molto, molto bella. Ops. Se avete sentito un rumore strano, era la batteria che si sta consumando il telefono, cioè che si sta consumando la batteria. Pardon, come mi sono espressa. Comunque, vabbè. Questa è la palette in questione, la seconda palette in questione, e questi sono i colori che vi sto mostrando in questo istante. E sono strabelli, vedete? Allora, se vedete questo colore più bucato, è perché mi sono innamorata di quel colore che è troppo bello, bellissimo.
Se lo metto così si vede ancora di più. Già. E già. Poi mi avete chiesto il mascara? Sì. Se volevate vedere il mascara, eccolo qua. Questo è il mascara. Bello cicciottoso. Che lo so che l'avete visto 3 miliardi di volte. Però chi è interessata, che vede per la prima volta questo video, ecco qua. Questo sono lo scovino bello cicciottoso. Vedete? Nulla, e quello era lo scopolino. Questo è il mascara Rolet Scandalize, o come si dice, non lo so perché la pronuncia ormai non è brutta, ma non è manco così bella. Rimmel, cos'è? 00 black nero. Ce la farò a metterlo bene a fuoco? Sì, forse. E niente ragazzi, questo era tutto, 6 minuti e passo di video. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, a presto, ciao ciao. Nel frattempo vi faccio una bella fotuccia per il contenuto reale di questo video. Ovviamente. Ciao.